L'interruttore magnetotermico differenziale hanno due funzioni differenti. Il magnetotermico serve per proteggere da sovraccariche e da cortocircuiti che possono danneggiare la rete elettrica e causare incendi nelle apparecchiature. Il differenziale protegge l'operatore che, per qualche guasto, viene a contatto con le parti in tensione. Se la tensione arriva accidentalmente su parti delle apparecchiature o dell'impianto messe a terra, si ha lo scatto immediato dell'interruttore differenziale. Se invece la tensione arriva accidentalmente su parti metalliche non messe a terra, l'interruttore scatterà quando ci sarà una corrente verso terra maggiore di quella di intervento suo. Generalmente questa corrente è di 30 mA per gli interruttori differenziali delle case. Questa corrente può essere mortale per l'uomo, ma si è scelto questo valore perché in molti casi si avrebbero scatti indebiti e frequenti a causa di minimi difetti dell'impianto. L'interruttore magnetotermico differenziale è un dispositivo di sicurezza con una funzione importantissima. Deve interrompere il flusso di energia quando avviene un contatto diretto o indiretto e si verifica una dispersione di corrente oppure quando si presenta un sovraccarico. La presenza dell'interruttore magnetotermico differenziale non è l'unico requisito necessario per far sì che l'impianto sia a norma, ma ci sono altre caratteristiche da rispettare. L'utilizzo dell'interruttore magnetotermico differenziale è previsto per proteggere cose e persone quando c'è un contatto diretto con una fase alimentata, vale a dire un filo elettrico non isolato, quando si viene a contatto con un oggetto metallico che si trovi in tensione per un problema dell'isolamento o quando ci siano perdite di isolamento. Dunque, nel momento in cui avviene un contatto magari con un filo elettrico non isolato a dovere, l'interruttore scatta o stacca la corrente, proteggendo la persona o cosa interessata. Gli interruttori magnetotermici differenziali hanno solitamente un pulsante di test contrassegnato con la lettera T, che serve a verificare che la parte differenziale funzioni nella maniera corretta. Proprio per questo bisogna svolgere periodicamente un test per verificare il buon funzionamento del dispositivo. Una volta azionato il pulsante T, l'erogazione di energia elettrica deve interrompersi subito. L'interruttore magnetotermico differenziale comporta tre tipi di protezioni: magnetica, termica e differenziale. Al suo interno troviamo due sezioni diverse che operano seguendo altrettanti principi fisici. La sezione magnetica evidenzia un eventuale cortocircuito rilevando lo sbalzo immediato del flusso di corrente. Quest'ultimo crea infatti un campo magnetico che fa scattare subito l'interruttore. Il cortocircuito comporta dei rischi da non sottovalutare. La sezione termica seziona mediante una resistenza elettrica. Al suo interno ha una lamina bimetallica che con una dilatazione termica si piega fino a scattare. L'interruttore differenziale si aziona quando viene a crearsi un guasto verso terra, la cosiddetta dispersione o in caso di folgorazione, riuscendo così a proteggere le persone da contatti diretti e indiretti. Generalmente questa corrente è di 30 mA per gli interruttori differenziali delle case. Installare un interruttore magnetotermico differenziale all'interno del quadro elettrico è dunque estremamente utile, oltre ad essere obbligatorio per legge. Se hai trovato utile questo video, allora iscriviti e lascia un like, commenta se vuoi per richiedere ulteriori informazioni.